Ciao, parliamo oggi di come gestire il tempo tra i movimenti di una sonata. Naturalmente non è facile sempre decidere quanto separare o quanto collegare i movimenti, però la tendenza spesso è quella di considerare i movimenti di una sonata come momenti completamente indipendenti. Invece di solito non è così, sia perché ci sono tanti elementi tematici in comune tra i tempi di una stessa sonata, sia perché spesso i compositori stessi sono molto precisi nell'indicare se collegarli in maniera diretta oppure se aspettare. Ad esempio, la sonata opera 109 di Beethoven, se abbiamo un'edizione affidabile, io in questo caso sto utilizzando l'edizione del BRSM di Barry Cooper, che reputo la più aggiornata e la più precisa in tutte le indicazioni. Nella sonata 109 di Beethoven, in questa edizione, al termine del primo tempo, che come sapete è un tempo molto breve, dura pochi minuti, non abbiamo una doppia stanghetta di fine del movimento, abbiamo appunto una doppia stanghetta, sì, ma sottile e evidente anche dal cambio di alterazioni che avviene qui alla fine del movimento, che si tratta di un'attacca. Beethoven non scrive attacca, però è evidente. E l'evidenza è data dal fatto che l'ultimo accordo del primo tempo è non sul battere, ma è sul levare, sul secondo quarto della battuta, quindi è proteso in avanti. Il fatto che questo accordo sia appunto non in giù, ma ci fa capire che Beethoven intendeva evidentemente pensare già a cosa viene dopo. Quindi io suggerisco di non rallentare, come a volte invece verrebbe spontaneo fare in queste situazioni, quindi al contrario, far capire che non è finita la sonata, per poi subito attaccare il secondo movimento. Se viceversa noi indugiamo troppo qui, sembra che questa cosa sia in battere, invece è appunto in levare. E io immagino tanto qui un crescendo immaginario appunto su questo accordo che non va a finire a sfumare, ma è proteso verso questo. Il fatto che ci sia anche un improvviso cambio di modo da maggiore a minore, sol diesis e poi subito sol bequadro, rende anche ancora più interessante questo attacco, in modo che non è questo, pausa e poi questo, ma questo che diventa questo. La stessa cosa, è interessante notare, potrebbe essere anche applicata tra il secondo e il terzo movimento. Il terzo movimento è il tema con variazioni, in cui torniamo in Mi maggiore. Anche qui, nell'edizione di Barry Cooper, non c'è la doppia stanghetta grossa, tipica di fine movimento, ma c'è una doppia stanghetta appunto più sottile. E anche qui viene da pensare che dopo questo Mi minore molto perentorio, l'attacco quasi immediato, anche se di carattere completamente diverso, del appunto tema con variazioni, possa avere effettivamente un fascino particolare. Viceversa, se aspettiamo troppo, l'inizio di questo tema sarà secondo me un po' più difficile da intonare per trovare la giusta atmosfera e rischia di essere anche questo troppo in battere, quando invece è proteso anche questo in avanti. Questa protensione in avanti viene più spontanea se lo colleghiamo abbastanza in maniera diretta, quasi un'attacca, alla fine del movimento precedente. Questo, tra l'altro, consentirebbe anche di far sentire che c'è una unità di tempo, perché in questo caso la seminima del tema corrisponde appunto a
una intera battuta del precedente movimento. Questa intera battuta, il tactus è lo stesso che rimane. Il fatto di non separare troppo i movimenti aiuta anche a far percepire se c'è un'unità di tempo, una relazione di tactus tra i movimenti. Queste anche sono, diciamo, piccole finezze, non sempre ci si pensa, però ecco, mi sembrava interessante farvi notare questi aspetti quando facciamo la nostra interpretazione. Ciao, a presto.